È la terza per Elia Viviani, la prima per Michele Scartezzini, ma per Elia Viviani è la prima con quello che è un suo amico oltre che concittadino. Sì, quest'anno è stata veramente combattuta, le coppie forti erano tante, quindi purtroppo ci hanno preso quel giro al quarto giorno che ci ha messo un po' in panico, però sapevamo anche di essere una coppia che fa tanti punti e quindi abbiamo mirato a fare tatticamente i 100 punti prima dell'ultima americana e quindi acquisire il giro che a quel punto potevamo solo controllare l'ultima sera. Quindi diciamo che per me è stato un buonissimo test, sono felice di averla vinta con Michele, è la terza e sicuramente fa sempre più piacere vincere qui, soprattutto ormai a 2 settimane dalle Olimpiadi. Elia, qual è la istantanea di questa 6 giorni che ti porterai nel cuore, il momento più bello? Ma sicuramente è l'ultima volata, quando gioisci per la vittoria finale è la realizzazione di 6 giorni di duro lavoro che, come ho detto, quest'anno per me sono speciali per il prossimo appuntamento che sono le Olimpiadi. Appunto da domani si comincia a pensare a Rio, con quale stato d'animo, insomma con quali, chiaramente è scontato dire, con quali speranze, come ti aspetti? Allora parliamo un po' di quella che sarà Rio in generale, come te l'aspetti? Ma sicuramente è la mia grande occasione, non comincio a pensarci da domani, ma è dal momento che ho perso la medaglia a Londra che penso alle Olimpiadi di Rio, quindi ci stiamo avvicinando, manca pochissimo, abbiamo fatto tutto il possibile, ora questo era l'ultimo blocco di lavoro e sembra che le gambe girino bene, quindi recuperiamo un po' e oramai ci siamo. Dalle Olimpiadi mi aspetto tanto perché voglio quella medaglia, qualche medaglia, una delle 3 medaglie, ovviamente il sogno è quella più quella dorata, insomma, però diciamo che abbiamo fatto tutto il possibile, come tutte le gare si va là e si vince e si perde, ma l'importante è essere a posto con la coscienza. E c'è anche un credito con la fortuna da riscuotere? Direi proprio di sì, quindi non speriamo in quella perché non è detto che il credito venga riscosso proprio a Rio, però facciamo i conti che abbiamo già pagato tante medaglie, tante anche maglie ridate con la sfortuna. Grazie, ti lasciamo ai tuoi tifosi, allora sentiamo invece Michele Scartezzini. L'anno scorso hai sfiorato questa vittoria e poi te l'ha soffiata proprio lì a Viviani con Alex Buttazzoni. Quest'anno l'hai conquistata, la tua prima 6 giorni. Sì, devo dire, è la prima mia 6 giorni, ma che vinco. L'anno scorso dai, ci siamo andati vicini, quindi quest'anno è la seconda partecipazione che faccio a questi 6 giorni, quindi vincerla alla seconda opportunità, diciamo, mi è piaciuto molto. Poi con Elia, guarda, si è visto anche da questa sera quanto vai, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo appunto per Rio, io, per come ha lavorato questa settimana. Qual è stato il momento più difficile di quest'ultima serata, se c'è stato? Ma diciamo che, come ha detto Elia, siamo partiti con, tra virgolette, quel vantaggio di punti e il giro guadagnato passando i 100 punti. Quando hanno attaccato i francesi ce lo aspettavamo un attacco, l'hanno fatto veramente forte e siamo riusciti a rintuzzarli e dai, le volate ce le siamo giocate e mi sono divertito questa sera. Una dedica? Una dedica, guarda, un po' a tutte le persone che mi sono sempre vicine, a Elia che ha avuto anche la voglia di correrla con me e a tutte le persone appunto che mi sono vicine.